Ciao, ciao a tutti! Come vedete, oggi ho deciso di registrare il tutorial per realizzare questo tipo di bracciali che io chiamo anche bracciali a placca e ho deciso di chiamarlo bracciale semirigido per poter rendere più intuibili a tutti di cosa stessi parlando. Ho realizzato molti di questi bracciali la primavera e l'estate scorsa. Però non avevo avuto il tempo di girare un tutorial, anche se più di qualcuno me lo aveva chiesto. Per quanto riguarda l'esecuzione della placca, della parte rigida, è piuttosto semplice per chi già lavora con le paste polimeriche, ma ho deciso comunque di farvi vedere come si possono comporre su una sfoglia le mille fiori cane e di darvi una serie di accorgimenti per rendere più piacevole questo tipo di composizione. Come vedete, sto utilizzando tre tipi di murrine. Di due di queste murrine trovate il tutorial qui nel mio canale, ovvero di questa murrina del fiore tropicale e dell'altra murrina della foglia, che è giusto il video precedente a questo. Per quanto riguarda la murrina farfalla, è una di quelle murrine che ho spiegato in uno dei miei corsi. Però qui sul mio canale trovate comunque un altro tutorial per realizzare delle ali di farfalla leggermente differenti da queste. Se avete fatto queste murrine da un po' di tempo, vi consiglio di ridurle un po' per andarle ad ammorbidire, perché alcune volte si seccano un po' troppo. E vi consiglio comunque, per utilizzare questo tipo di lavorazione, di non prendere delle murrine che siano troppo vecchie, che abbiano più di 5 o 6 mesi, perché potrebbero veramente spaccarsi e rovinare la lavorazione. Dopo averle ridotte, magari in misure diverse, come ho fatto io con il fiore, andate a metterle su una sfoglia di pasta polimerica di spessore medio. In questa fase non è importante lo spessore della sfoglia, perché comunque dopo vedrete che andremo a sovrapporla ad un'altra sfoglia. Per quanto riguarda le murrine con il bordo traslucido, io vi consiglio di schiacciarle tra le mani prima di metterle sulla sfoglia e di andare a eliminare con il cutter di precisione una parte del traslucido dove potete, senza andare a intaccare il disegno. In questo modo il bordo, quel pezzettino piccolo di traslucido, si vedrà veramente pochissimo. Altrimenti vi ricordo che potete fare la riduzione delle murrine con il didò, con il metodo della pasta per bambini, che va messa intorno al posto del traslucido e poi va rimossa tramite immersione in acqua. Anche questo metodo l'ho mostrato in uno dei miei vecchi tutorial e poi magari vi metterò il link nell'info box. Quindi curate la vostra composizione come più vi piace. Io trovo carino utilizzare anche pezzi delle fette di murrine e non solamente il disegno intero per andare a creare così un disegno un po' più articolato. Per quanto riguarda la murrina foglia, invece non c'è nessun problema per il contorno perché non ha appunto la parte traslucida intorno, ma termina con il colore bianco. Come avete visto, tra la posizione di una murrina e l'altra vado a schiacciare un po' con il mattarello in plexiglass e anche alla fine della mia composizione. Prendo quindi una lama curva e vado a tagliare le parti in eccesso di quella che sarà la placca del mio bracciale. Potete fare questo bracciale con diverse forme. La forma che ho dato io è quella del taglio con due semicerchi. Potete anche decidere di stondarlo a forma di ovale negli angoli e potete decidere di fare delle inserzioni, di mettere delle texture su questo tipo di bracciale. Potete personalizzarlo in infiniti modi e vi faccio vedere semplicemente quello più facile. Adesso andate a sollevare la forma che avete realizzato, passando sotto con la lama, facendo molta attenzione affinché la sfoglia non si strappi, e la posizionate su un altro strato di sfoglia.
Il secondo strato di sfoglia io normalmente lo creo andando a rimpastare gli scarti della lavorazione precedente. Questa è la sfoglia che rimarrà ovviamente nel retro del bracciale. Per utilizzare questa placca per il bracciale dovremo effettuare due forature alle estremità della placca, appunto. Sto utilizzando una formina della Kemper rotonda perché poi andrò a bordare questi buchi con degli occhielli. Altrimenti, se non avete intenzione di mettere gli occhielli, potete anche fare i fori con altre forme, ad esempio a fiorellino oppure a goccia. Per dare la forma stondata e curva a questa placca, la andremo a cuocere su un bicchiere di vetro. Potete anche utilizzare un barattolo o potete anche utilizzare una lattina di alluminio. Fate attenzione che la pasta polimerica aderisca bene al bicchiere e mettete in forno per mezz'ora a circa 120 o 130 gradi, a seconda di come siete abituati a lavorare con il vostro fornetto. Una volta cotta, rimuovetela quando è ancora bollente, facendo attenzione a non scottarvi, e mettetela in un bicchiere con dell'acqua abbastanza fredda. In questo modo, per shock termico, la pasta traslucida diventerà trasparente. Come vedete, l'effetto è abbastanza diverso a quello che avete visto prima della cottura. Adesso noterete che probabilmente gli occhielli tenderanno a staccarsi, ma di questo ci preoccuperemo in seguito e li andremo semplicemente ad incollare. Per rifinire ulteriormente questo bracciale, ho deciso di dipingere i bordi con il color oro che riprende il colore degli occhielli. Sto utilizzando un pennarello acrilico di color oro. Questo l'ho acquistato da Tiger insieme al color argento, hanno un prezzo davvero molto basso, ma comunque se non avete questo tipo di negozio vicino da voi potete benissimo acquistare degli Uniposca, che sono molto più diffusi e vi troverete meglio a lavorare con quelli a punta fine, almeno per quanto riguarda questo tipo di lavorazioni. Con lo stesso pennarello e poi anche con il colore argento ho deciso di ricreare alcuni puntini e dei riccioli sul bracciale. In questo caso ne ho messi pochi perché la composizione che avevo fatto mi soddisfaceva abbastanza già così come era. Ma nel caso in cui magari c'è qualche murrina che non vi è venuta perfettamente bene, potete anche utilizzare questo trucco della pittura con i colori acrilici sopra la pasta polimerica per mascherare alcuni difetti della composizione. Adesso, come vedete, sto aggiungendo vicino alle forature qualche goccia di colla presa rapida in gel. Questa non è il Super Attack, è un sottomarchio, ma potete utilizzare benissimo il Super Attack in gel. E poi ho passato una seconda volta il colore acrilico sul bordo per renderlo ancora più coprente. Infine, il bracciale va protetto con la vernice lucida. Sto utilizzando la vernice lucida della Fimo, va passata su tutta quanta la placca e anche sui bordi, così che andrà a proteggere il colore acrilico che abbiamo appena dato. Mi raccomando, aspettate il tempo di asciugatura del colore acrilico, altrimenti rischiate di sbavare tutta quanta la lavorazione mettendo la vernice sopra. Adesso che la placca è terminata, possiamo passare all'assemblaggio del bracciale. Per fare questo bracciale sto utilizzando una fettuccia in ligra molto particolare in color petrolio, che da un lato ha una serie di disegni argentati. Mi è stata regalata da un'amica creativa di Facebook, ciao Maria, ti ringrazio ancora, e ho deciso di utilizzarla perché si intonava ai colori del bracciale. Sto utilizzando poi degli anelli dorati. Come vedete, ho fatto passare la fettuccia in uno dei due fori prima, ne ho piegata una parte e ho inserito
una coppia di anelli. Adesso faccio la stessa cosa dall'altro lato, inserendo prima la coppia di anelli, facendo passare la fettuccia e ripassando poi con la fettuccia all'interno della coppia di anelli, fino a ottenere quello che vedete qui nelle immagini. Devo avere la fettuccia che va a circondare il mio braccio, ma che non passa dietro alla placca. Mi regolo quindi la lunghezza della fettuccia in modo che quando andrò a mettere il bracciale sul polso faccia un doppio giro sul polso. Potete anche metterla in modo che faccia un triplo giro. Io ne ho fatti in diversi modi durante l'estate scorsa. Però devo dire che con il doppio giro è più agevole perché in questo caso già la placca è abbastanza grande. Se non avete degli anelli dorati grandi di questo tipo, potete anche utilizzare le perle tipo Pandora a foro largo per avere la stessa funzione. Adesso devo tagliare la parte in eccesso della fettuccia, in modo che il mio bracciale sia giusto sul mio polso per compiere i due giri. E cercate di non farlo troppo stretto perché altrimenti rischiate di non mettere il bracciale perché può dare fastidio. Magari meglio averlo leggermente più largo che troppo preciso sul polso. Quindi annodo la fettuccia e vado a tagliare la parte in eccesso e otterrò quello che vedete, la placca nella parte anteriore e due giri di fettuccia sul retro. Adesso fate in modo che il nodo scorra verso una delle estremità del bracciale. Ora lo potete indossare così o com'è, oppure potete a piacere aggiungere delle decorazioni sui lati. Io ad esempio ho aggiunto un ciondolo a forma di stellina da una parte andandomi ad agganciare agli anelli. E andrò ad aggiungere dall'altra parte una goccia impietratura. Spero che l'idea per realizzare questo bracciale vi sia piaciuta e spero che lo realizzerete anche voi. Spero anche che le amiche creative che lo hanno realizzato lo scorso anno possano così avere qualche idea in più per il montaggio e l'assemblaggio di queste placche. Adesso a fine video vi metterò una breve carrellata di immagini dei bracciali che ho realizzato precedentemente con lo stesso sistema, oppure con un sistema simile, ovvero mettendo il moschettone sul retro invece di utilizzare la fascettina elastica, così potrete vedere quante varianti si possono fare sullo stesso progetto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, a presto!